Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, Mattia Iannarelli in studio. Decreto sostegni bis approvato il disegno di legge di conversione. Novità per il bonus vacanze. Con una modifica portata durante il passaggio parlamentare è stato stabilito che il bonus è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici fino al prossimo 31 dicembre 2021. È stato confermato il rifinanziamento di 425 milioni di euro per la nuova Sabatini. Confermate le agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2021 per il settore auto. Infatti sono stati previsti contributi per l'acquisto in Italia anche in locazione finanziaria di un auto veicolo nuovo di fabbrica con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro di categoria M1 con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011 per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e veicoli speciali di categoria M1. Vengono poi stanziati 60 milioni di euro per i contributi destinati all'acquisto di autoveicoli con emissioni fino a 60 grammi per chilometro di CO2, 200 milioni per l'acquisto di autoveicoli con emissione da 61 a 135 grammi per chilometro di CO2 e 50 milioni per i contributi destinati all'acquisto di veicoli commerciali categoria N1 e veicoli speciali categoria M1, di cui 15 milioni di euro riservato all'acquisto di veicoli esclusivamente elettrici. 40 milioni poi sono contributi destinati all'acquisto di veicoli usati, per i quali non siano stati già goduti i benefici previsti per l'acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non inferiore a Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell'agevolazione i 10 anni dall'immatricolazione di cui l'acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in maniera decrescente al crescere delle emissioni. È stato ripristinato il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Con una modifica apportata nel passaggio parlamentare viene precisato che al credito d'imposta sanificazione, dispositivi di protezione individuale e tamponi possono accedere anche le strutture ricettive extraalberghiere a carattere non imprenditoriale come i bed and breakfast. Vengono previsti contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per il 2021 a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. Viene istituito un credito d'imposta a favore di tutte le imprese per attività di formazione professionale di alto livello. Sono ammissibili al credito d'imposta pari al 25% le spese sostenute fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Per il periodo in cui è stato occupato il dipendente nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento e legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento di conoscenze delle tecnologie relative all'industria 4.0. Infine è stato istituito per il 2021 un credito d'imposta nel limite di 20 milioni di euro per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo di massimo 6 mesi. L'agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari privati o in connessione, destinati alla fissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali con esclusione delle insegne di esercizio. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.